Il Black Friday, ovvero una giornata dedicata allo shopping con grandi affari e sconti. L'idea viene dagli Stati Uniti e l'Abruzzo la introduce nel suo territorio. Oggi ne parliamo con i rappresentanti del commercio di tre province abruzzesi. Iniziamo a presentare gli ospiti con Manuel Aceto, rappresentante del consorzio shopping Teramo in Centro. Benvenuto. Grazie. Accanto a lui c'è Gianni Taucci, rappresentante e il direttore della Confesercenti Pescara. Benvenuto. Grazie. Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio di Pescara. Benvenuto. Buonasera. Accanto a lui c'è Carla Di Biase, assessore al commercio di Chieti, del comune di Chieti. Benvenuta. Buonasera. E accanto a lei c'è Roberto Dintino, che è il rappresentante di Confesercenti, sempre per commercio. Confcommercio per Pescara. Benvenuto. Buonasera. Allora, prima di parlare ed aprire il capitolo su quello che è stato il resoconto del Black Friday, partiamo con quella che è la descrizione di questo fenomeno, da dove viene, da dove prende origine e soprattutto qual è l'obiettivo, perché obiettivo per tutti, da Stati Uniti a Italia, è proprio quello di dare avvio allo shopping natalizio. Vediamo. Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare, mi serve davvero? Signore, dovete avere il volantino per entrare! Potete entrare anche da questa parte! Il venerdì nero, meglio il Black Friday, è l'ennesima consuetudine importata dagli Stati Uniti, dove il venerdì, dopo il giorno del ringraziamento, i negozi offrono super sconti per lo shopping di Natale. Perché proprio nero? Perché all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì, dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero. Secondo altre fonti, il nero si riferirebbe invece allo smog creato dal traffico particolarmente intenso di quella giornata. Sconti eccezionali che creano lunghissime code fuori dai negozi e non di rado anche liti tra persone per il contendere del prezioso affare. Per quanto concerne le previsioni economiche, il Black Friday è visto da diversi analisti finanziari come un indicatore statistico della propensione ai consumi e alla spesa negli Stati Uniti. È l'inizio ufficiale dello shopping natalizio e può essere utilizzato come parametro per stimare l'andamento di tutta la stagione natalizia. Il venerdì nero è così importante che alcune grandi catene anticipano i loro saldi anche nel giorno del ringraziamento. Esistono anche altri giorni dello shopping. Il Cyber Monday, lunedì cibernetico, cade il primo lunedì successivo al Black Friday e viene dedicato agli sconti sui negozi online, sebbene ormai anche questi ultimi dedichino ai loro utenti offerte lampo durante il venerdì nero. Dall'analisi dei dati delle precedenti edizioni si evidenzia che il fenomeno è cresciuto del 33% sull'anno prima, con un traffico in salita del 78%. Il venerdì nero di shopping selvaggio sta entrando nel sottopelle anche nel resto del mondo occidentale, anche se, sempre secondo questa indagine, c'è ancora molto da fare. La media dei ribassi dei venditori italiani è stata lo scorso anno del 6%, più vistosi per quel che riguarda la tecnologia negli ambiti dei robot da cucina, degli smartwatch, delle fotocamere e dei notebook. Secondo l'osservatorio Ticato, in termini di risposta, è la Lombardia il mercato più interessante degli acquisti scatenati dal venerdì nero, con il 28,4%. Seguita dal Lazio 19,4 e dalla Campania con l'8%. Allora, che stavate dicendo? Niente, stavo notando le differenze tra il Black Friday e un po' l'Italia, però penso che l'obiettivo principale bisogna sapere che cosa si vuole fare del piccolo dettaglio in Italia, cioè bisogna oggi, dopo 20 anni... Queste sono grandi catene, l'hanno fatto vedere, no? Eh sì, infatti, diciamo che ormai grandi catene anche qui in Italia ci sono. Quindi bisogna, penso che un momento di dibattito di tutta la comunità, dalla politica, sapere se il piccolo dettaglio ancora interessa a esistere o a vivere in Italia. Cioè, se questo piccolo dettaglio muove ancora qualcosa, se ha interesse la politica che vivono i negozi, che vivono i locali, che si affittano, oppure no. Cioè, questa è una delle scelte e dei dibattiti con cui bisognerebbe affrontare. Dopo di questo si può cominciare a studiare tutto il resto. Com'è andata a Chieti?
Chieti naturalmente vive tre realtà che tutti conosciamo: quella della parte alta, dove il Black Friday non è stato comunque attuato, quella della parte bassa, dove alcuni negozi lo hanno attuato e prolungato per l'intero weekend, e quella del centro commerciale, che ha portato avanti un'iniziativa omologa al Black Friday. Ma io faccio e mi ricollego alla riflessione del consigliere di Confcommercio. È ovvio che stiamo abituando le persone a comprare solo in saldo, con una grande differenza rispetto all'America e alla riflessione che facevamo. In America non esistono i saldi. Quindi quella che potrebbe essere, e non può essere nemmeno l'indicatometro delle feste natalizie, perché naturalmente in America c'è una tipologia di festività che è totalmente diversa dalla nostra, che inizia col giorno del ringraziamento, che è quasi più importante del giorno di Natale, e quindi è paragonabile a un nostro 23 o 24 dicembre. E naturalmente c'è un mese di festività natalizie che si conclude con Natale. In Italia è esattamente opposto, si apre la corsa agli acquisti negli ultimi giorni del periodo natalizio per fare regali e si conclude col mese dei saldi, che di solito quest'anno dovrebbe, credo, iniziare il 5 gennaio, comunque segue quello delle festività natalizie. Allora io là voglio porre l'accento, cioè dobbiamo chiederci, e mi ricollego, se dobbiamo, in virtù della famosa globalizzazione, importare tutti i modelli anglosassoni che ci vengono proposti. Questo succede a Chieti, i mercatini di Natale che si fanno nel corso principale, nel senso che comunque il corso principale viene sempre animato, c'è vita, e quello che si è l'obiettivo è, poi ci sono anche molti negozi in centro a Chieti, perché voi avete due realtà, lo Scalo, che ha grandi negozi anche lì numericamente e un grande centro commerciale, e poi avete il centro storico. Allora, sarebbero tante, dovremmo farci una trasmissione proprio apposta, ma prolungata, le tematiche da trattare, poi il consigliere Confcommercio le ha anche riassunte. Noi cerchiamo di rianimare ripetutamente il centro storico, anche a volte contro la volontà di alcuni negozianti, ma anche quella poi è una scelta politica, ma anche, voglio dire, commerciale. Io credo che Pescara, prima che ci fossero tutti questi centri commerciali, è stato un esempio. Cioè, credo che la competizione sviluppi anche un certo numero di utenti. Naturalmente i mercatini non vendono quello che vendono i negozi, però dovrebbero essere un richiamo per la città. Poi è vero che quando c'è il mercato barra mercatino ci sono delle attività merceologiche che ne usufruiscono, tipo i bar e tabaccherie, altre che ne usufruiscono un po' meno. Più è alta la qualità della tipologia di manifestazione che crei, e più è alta la tipologia di utenza. Abbiamo un esempio del Choco Festival a Chieti. Sì. Io volevo chiedere al Presidente della Camera di Commercio di Pescara, allora, la visione, perché lei ovviamente poi di questo se ne occupa e ha anche una visione diversa. Facciamo un parallelo tra Stati Uniti e Abruzzo per questo, perché abbiamo fatto presente che sono due modi diversi di vivere il commercio. Da una parte si parla di grandi catene, come abbiamo visto nelle immagini, aprono alle 4 di notte, queste persone fanno la fila, insomma abbiamo visto delle scene che sono vere perché ogni anno si ripetono. E poi pensiamo al fatto che in Abruzzo si porta quello che funziona negli Stati Uniti. Come nasce un'idea del genere? Su che base? Credo che nei due interventi che mi hanno preceduto c'è un po' una miscela di qualcosa che non va nel nostro paese, perché prendere a modello gli Stati Uniti, che hanno un potere d'acquisto completamente diverso dal nostro, stiamo provando a fare dei tentativi. Black Friday negli Stati Uniti vale 60 miliardi di dollari, una cifra, credo siano due o tre finanziarie qui da noi. Con, ribadisco, un utente che ha un potere d'acquisto completamente diverso. Soprattutto la mentalità, perché Dintino giustamente si poneva il problema, prima di parlare di Black Friday dobbiamo parlare di qualcosa di diverso, della situazione del commercio in questo paese, una situazione che non si sta prendendo di petto. Soprattutto importiamo queste mode, ma... Su quali basi? Alla fine qui il problema vero reale è che il commercio è rimasto, anche come è stato impostato con queste manifestazioni di saldi e via dicendo, è rimasto fondamentalmente quello che era 40, 50, 60 anni fa.
la verità è un'altra, perché quando lei mi parla delle 4 di notte, io la invito ad andare a Seul, una megalopoli di 22 milioni di persone, dove i piccoli esercizi stanno aperti 24 ore al giorno. Cioè qui c'è... Abbiamo 22 milioni, 120.000 persone. Ma quello stai dicendo? Sì, ma guarda che sto dicendo quello che dici tu. Il punto, io ci sto arrivando in un modo diverso, il punto è che si continua a parlare di saldi e via dicendo, quando per esempio oggi c'è una vera e propria rivoluzione del commercio che si chiama vendita online. Negli Stati Uniti online ormai circa il 40% delle merci, quindi allora possiamo tutte le analisi che vogliamo, ma se non ci decidiamo ad affrontare il problema di petto, se in questi anni una politica sbagliata ha portato l'agglomerato urbano di Pescara, Chieti, ad essere circondata, io penso che ormai abbiamo perso i conti. Oltre 400 metri a persona. Cioè abbiamo tanti di quei centri commerciali in modo che abbiamo fatto crescere in modo disorganizzato, lasciando il commercio ancora con le vecchie regole. Si parla ogni tanto di centri commerciali naturali, ma credo che tranne qualche esempio positivo che c'è stato al nord tipo Torino, qui da noi stiamo parlando del nulla, stiamo ancora a discutere se far pagare il parcheggio o meno. La verità è che se si vuole andare incontro a una situazione che è quella italiana, diciamo più europea, italiana, in un momento così delicato, che io non parlo più di momento perché ormai questa situazione è consolidata, è questo, cioè la realtà che viviamo è questa, perché ormai sono 8-9 anni, quindi a questo punto condivido la posizione di Dintino di dire qui va riformato il settore, rifacendo regole nuove, capendo da che parte soprattutto si vuole andare, perché noi come Pescara, Dintino, abbiamo una situazione ormai emergenziale che si chiama Porta Nuova, di cui nessuno ne parla, che realmente ormai si è desertificata. Perfetto. Vorrei ricordare a tutti noi che per esempio la zona di Porta Nuova era nel passato quello che sono oggi i centri commerciali, era la sede di tutti gli ingrossi non di Pescara, faccio attenzione, che facevano un po' riferimento anche a vaste aree del Cretino, del Teramano e Compagnia Bella. Oggi abbiamo lasciato che questa barca andasse alla deriva, a questo punto la barca non si sa più da che parte va. Adesso io vi faccio andare a Teramo, perché noi abbiamo chiamato Manuel Aceto, che fa parte del consorzio shopping Teramo Centro. Perché? Perché noi l'abbiamo seguito da quest'estate, se non da prima, perché gli esercenti del centro, del corso, hanno avuto molte difficoltà, tante sono state le lamentele, tanti sono stati anche insomma gli interventi che hanno fatto gli esercenti, prima i lavori di restauro del corso. Poi si è parlato del terremoto, lo sappiamo, Teramo è uno di quelli che ha insomma avuto più conseguenze, però in realtà questo consorzio da quanti esercenti è costituito e soprattutto come è andato questo Black Friday? Dunque, innanzitutto saluto tutti, i presenti prima non ci sono, abbiamo fatto in tempo neanche a presentarci quasi. Il nostro consorzio il consorzio di cui io faccio parte è un consorzio dei commercianti del centro storico di Teramo, che si chiama Shopping in Teramo Centro, il cui presidente è Giancarlo Arrui. Racchiude all'interno gli esponenti delle varie associazioni di categoria, come la Confcommercio, la Confesercenti, la CNA, e anche attività che sono assolutamente fuori da tutto questo, dalle associazioni, ecco. Con i commercianti, a proposito, abbiamo circa 100-120 attività aderenti al consorzio, quindi sui tre corsi di Teramo e su diverse vie laterali, diciamo che le attività, non dico che sono tutte, ma quasi tutte sono consorziate con noi. E con il consorzio praticamente che abbiamo fatto? Abbiamo deciso l'anno scorso per esperimento di provare a trasporre il Black Friday qui da noi, autotassandoci. Quindi, l'anno scorso l'iniziativa per prima l'ha avuta Teramo. Sì. Quest'anno invece è stata presa anche si da Pescara. Si è un po' allargata, sì. Ma ne siamo felici peraltro.
Che succede? Praticamente noi abbiamo deciso di autotassarci, mettendo ciascuno una quota, pagare quindi la pubblicità, la comunicazione e gli eventuali eventi che si sarebbero tenuti poi in città nel weekend del Black Friday, perché noi abbiamo sempre fatto dal venerdì a tutto il weekend, fino alla domenica. Quest'anno siamo arrivati fino a lunedì, proprio per ricollegarci al Cyber Monday che si svolge solo online, se vogliamo. E niente, il riscontro è stato, venerdì non è stata una bella giornata proprio di tempo, un po' in linea con quella dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso ricordo che diluviò, quindi non ci ha aiutato molto il tempo. Il riscontro, parlo per la mia attività e per le attività che, alcune attività con cui ho maggiori rapporti, il riscontro è stato molto positivo, soprattutto nella giornata di sabato, noi abbiamo prolungato l'apertura fino a mezzanotte. C'è stata tanta gente di fuori, perlomeno sì, fuori di Teramo, nel senso non di fuori di... Comunque hanno esatto, accolto l'iniziativa, sì, e sono venuti proprio per quello. Sì, assolutamente sì. E niente, c'è da dire, abbiamo fatto tanta pubblicità, tantissima. Siamo partiti dalla domenica, la domenica scorsa prima, praticamente, fino alla domenica successiva compresa, perché, ripeto, siamo arrivati fino a lunedì. E il riscontro è stato buono. Poi sia chiaro, buono io credo che dipenda da attività a attività, perché so di attività che non sono andate benissimo, però sicuramente è stato un sabato migliore rispetto agli ultimi sabati. Noi dopo il terremoto abbiamo avuto diversi disagi a livello di lavoro, perché Teramo ha avuto tanti danni. Adesso la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco stanno facendo gli accertamenti all'interno del centro storico per vedere le case se hanno più o meno subito danni. È una città assolutamente fruibile, però la gente si è un attimo spaventata. Questo ha aiutato in un weekend a riportare diciamo un po' di luce a terra, un po' di passeggio, un po' di... Comunque voi avete avuto un riscontro, siete soddisfatti del riscontro che c'è stato alla luce dell'inizio? Dico la verità, noi ancora non ci riuniamo tutti insieme, quindi non posso parlare ancora a nome di tutti, certo, perché penso ci dovremo riunire a breve per tirare delle somme. Io parlo per me e per alcune attività con le quali sono costantemente in contatto, sì, estremamente positivo. Anzi, mi permetto di dire, per alcuni versi, per la mia attività ad esempio, anche meglio dell'anno scorso. Meglio dell'anno scorso, perché è entrata, e questo è, questa, raccontiamo questa immagine, perché questa immagine per Teramo è un'altra nota dolente. Cioè, sì, che problema ha il corso principale? Lo stanno ripavimentando. E quindi lo stanno ripavimentando ed è stato chiuso al transito, e quindi per voi questo è stato un bel problema. Sì. Non ha aiutato molto, ha dato l'idea un po' di una città chiusa, poi sia chiaro, è normale, ripavimentando il corso sapevamo che saremmo andati incontro a dei disagi. Poi chiaramente scavando a Teramo è normale che sotto si trovino delle cose antiche, è naturale, Teramo è una città romana, quindi sarebbe stato molto miope pensare di non trovare qualcosa di antico al di sotto del corso. C'è da dire, la sovrintendenza non ha aiutato. Non ha aiutato molto. Le famose lungaggini. Sì, ci sono state tante lungaggini da parte della sovrintendenza. Facciamo un altro ragionamento, questa volta con Gianni Taucci. Allora, come abbiamo sentito, negli Stati Uniti il Black Friday è quello che viene considerato il polso della situazione dello shopping natalizio, il che significa che teoricamente gli esercenti sanno quello che le famiglie saranno pronte a spendere. Il ragionamento, quando tu poi lo vai a trasporre in Abruzzo nel nostro caso, è che tutte le persone che hanno partecipato al Black Friday, che poi in realtà è stato un weekend per Pescara, in cosa si trasformano? Sicuramente in una possibile riduzione di spesa durante il periodo natalizio, o comunque, come tutte queste attività che vengono utilizzate nel fare tentativi per sviluppare un'economia nei centri urbani, opportunità anche per le famiglie per vedere quale sarà il loro prodotto da acquistare durante il periodo natalizio. Naturalmente chi ha acquistato al Black Friday, una percentuale è quella percentuale che avrebbe acquistato a prezzo pieno durante il Natale. Effettivamente qui le cose sono un po' diverse, perché non possiamo poi copiare perfettamente questi modelli americani all'attività e alla cultura e al comportamento dei consumatori italiani.
Ecco perché ci sono tanti tentativi in questo momento per riportare per far sì che il commercio riprenda e per riportare l'attività della vendita nel centro urbano. Il Black Friday e le iniziative dove tutti i commercianti si autotassano per far diventare belle città, l'iniziativa che la Camera di Commercio di Pescara sta svolgendo con Luci d'Artista, quindi sono tutta una serie di attività che servono per movimentare i centri urbani. Questo perché ad oggi, con un cambiamento importante dell'acquisto, da una parte con una presenza di 2,5 volte la media europea dei centri commerciali che sono presenti nel territorio metropolitano pescarese, purtroppo, ahimè, e da un'altra parte per un cambio epocale di metodo di acquisto è naturale che bisogna bisogna mettere in gioco delle strategie nuove e anche gli stessi commercianti devono mettere in gioco la strategia dell'online, fuori discussione, perché ci devono arrivare con un comportamento che assicuri la presenza sul territorio e riesca a ottenere anche quel risultato di perdita economica attraverso la vendita online. Quindi io li vedo come tante opportunità, stiamo testando il territorio ad un cambiamento dei consumi. Io volevo chiedere a Roberto Dintino, abbiamo fatto un ragionamento quando ci siamo parlati, questa è un'iniziativa il Black Friday, chiedo anche l'intervento del Presidente della Camera di Commercio, perché qua lei ha detto bisogna cambiare un po' quelle che sono ovviamente le linee per un commerciante, un esercente rispetto a quello che può essere un grande commerciante in un centro commerciale, perché messi a paragone probabilmente uno dei due è più debole. Si diceva, sì va bene il Black Friday, però che cosa serve? Allora, diciamo, se mi permette anche di ricollegarmi a ciò che diceva il Presidente della Camera di Commercio per quanto riguarda Pescara, prendo Pescara però la collego anche a Chieti. Siamo arrivati, fatto diciamo quell'ingresso un po' tra virgolette polemico, che cosa vogliamo fare di più con dettaglio. La situazione è questa in questo momento, quindi abbiamo una città o due città, Pescara e Chieti, che i loro centri storici e bene o male tutta la città è meno appetibile rispetto al centro commerciale. In questo momento occorrerebbe una grande sinergia da lavorare tutti insieme. In che senso? Nel senso, parlavamo dei centri naturali, in poche parole occorre innanzitutto una logistica completamente e una mobilità completamente innovativa, non parcheggi di scambio, parcheggi tutte queste cavolate, scusate il termine, ma bensì sedersi e vedere come si può collegare Pescara, Montesilvano, Chieti in una maniera veloce, velocissima, far sì che persone, che un Interland, noi siamo un'area Nielsen da 400.000 abitanti, tutti quanti i rappresentanti, quando si dà Pescara si considera la nona o la decima concentrazione di abitanti, però Pescara ragiona ancora al centro del quadrilatero, invece va bensì allargato questo discorso, allegato anche a Chieti, quindi un nuovo progetto che parte innanzitutto dalla mobilità e dalla logistica. Fatto questo, ci sono varie idee che forse non è il caso qui di parlarne, fatte queste dobbiamo rendere appetibile tutta la città. Nel caso di Pescara sarebbe bello fare un anello, non in senso unico da una strada a un'altra, no, un anello proprio che prenda tutta la città, cioè nel senso se io per andare in centro magari dovrei arrivare fino allo stadio, è da studiare, per cercare di renderla viva in tutto il suo senso. Perché dico questo? Perché a questo punto io posso far sì che in città mi vengano questi grandi marchi che non li trovo nel centro commerciale, cioè devo far concorrenza al centro commerciale, ma anche attraendo, tipo Monaco, anche attraendo delle grandi marche, delle grandi firme all'interno, perché sennò mi scappano e anche il valore immobiliare lo fanno certe grandi case, ma non lo fa più l'abitante, il residente, colui che si è comprato il negozio una volta e adesso magari vuole vivere anche di rendita, lo mettiamo in dubbio, perché noi abbiamo spostato tutto l'immobiliare, e il signor del dottor Becci ci può confermare, tutti gli investimenti immobiliari in altre realtà che è fuori dalla cerchia cittadina, ma bensì in aree che una volta erano agricole, che una volta erano fiumi e così via, quindi abbiamo dato un grande valore in quelle aree che però non lasciano nulla sul territorio. Addirittura oggigiorno sa meglio di me che gli opifici e l'IMU che si paga sugli opifici e quindi anche sui centri commerciali addirittura non rimane nemmeno sul territorio comunale, ma bensì va allo Stato, perché è stata modificata con la legge Monti, quindi i comuni proprio adesso non prendono nemmeno più una lira di tutto ciò che si muove intorno ad un centro commerciale. Rapidamente, prima della fine del primo tempo, che sconti ha praticato Chieti? Che forchetta ha usato? Dal 20 al 30%.
e non hanno aderito tutti? No. Commercianti, alcuni commercianti dicono che loro applicano una minima percentuale di sconto sempre, diciamo, prezzo per il cliente. E invece Pescara che cosa? All'incirca la media è quella, ma anche perché c'è da considerare che sotto il periodo natalizio non si possono ottenere degli sconti. Adesione a Pescara? È abbastanza importante, anche a Montesilvano. Anche ovviamente. E Teramo? Adesione? Adesione da parte degli abbigliamentisti, calzaturieri, cioè settore abbigliamento, calzature, accessori, ottiche, diciamo il settore moda, ecco, mettiamola così. Se non tutti, quasi tutti. Sconti? Forchetta? Dal 10 al 30 su tutte le nuove collezioni, poi dove non sulle erano... Sulle collezioni non si era mai sentito il 30. Sulle nuove collezioni, sì. Poi su quello che magari era della consegna precedente o cose che non sono freschissime, ci sono state anche percentuali molto più alte. Allora ci fermiamo nella seconda parte e riniziamo parlando anche di un altro centro, di un altro corso in difficoltà che prova a ripartire ed è quello di L'Aquila, tra poco. Allora, adesso facciamo, prima di arrivare, perché loro si stavano confrontando tra le diverse province, diamo un altro dato importante che è quello di L'Aquila, perché si parla di negozi che riaprono in centro, si parla in qualche modo dell'entusiasmo, insomma, di un riavvio che si è aspettato tanto e noi siamo andati a vedere quello che è stato un po' il risultato e cosa si aspettavano anche gli esercenti. Vediamo. Noi ci siamo organizzati qui su Corso Federico II, tutti noi nuovi commercianti della zona. Benino. Ma sicuramente è molto bello tornare in centro. E poi la nostra vita, abbiamo passato 50 anni in centro, quindi ci troviamo molto bene. Gli aquilani hanno perso giustamente, non c'è niente qua quasi. E hanno perso un po' l'abitudine a venire in centro storico. Qualche turista e qualcheduno che è rivenuto ad abitare qua in centro che si sforza a dare una mano a noi commercianti dell'Aquila. I turisti ci sono stati durante l'estate, poi c'è stato il momento del terremoto di Amatrice, però voglio dire, anche noi siamo aperti anche la domenica mattina proprio per contribuire a dare un tono a questa città. Ma sì, si sta bene. Ma voglio dire, poi il riscontro è stato molto con i cittadini della città, dell'Aquila. Rispondono bene, hanno ricominciato a fare la passeggiata domenicale per il corso. Come mai sta acquistando Torrone Aquilano? Uno, perché sono goloso, e quella sta al primo posto. E due, perché mi è simpatico questo ragazzo e spero che nel mio piccolo possa aiutare l'economia di L'Aquila, visto quello che è successo negli anni addietro e come stanno ancora oggi. Osservazioni in libertà. Dite, perché alla luce di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila, che cosa dicono gli esercenti rappresentanti del commercio? Che cosa serve? Serve, ho detto prima, sedersi su un tavolo e cominciare però con tutti gli attori, con tutti gli stakeholder, e riprogettare, se vogliamo, almeno le città, perché non dimentichiamoci che il commercio non è solo in città, abbiamo anche delle realtà tipo Sulmona, Penne, delle realtà abbastanza grandi, diciamo. Però dobbiamo cominciare a sederci, a dire e a vedere se la politica ha interesse ancora nel piccolo negozio, nel piccolo commerciante. Questa è la prima domanda da chiedersi. Fatta questa, non si possono fare attività spot, ma bensì va programmata e va fatta una strategia, così come fanno altri. Carla Di Biase? Ma io penso che poi dobbiamo distinguere tra politica e politica, perché sono pienamente d'accordo e credo che ci voglia una riforma strutturale e organica del settore. Perché non si può copiare a pezzi qualcosa e importarla in una realtà completamente diversa. Quindi io credo che ci voglia innanzitutto un'inversione culturale.
e faccio un discorso che è molto più ampio. Questo è un paese che ha fatto Rinascimento e l'Umanesimo e quindi aveva dei cavalli di battaglia su determinati prodotti e uno di questi era il Made in Italy in generale. Quando naturalmente, essendo soggetti poi a tutte quelle che sono le leggi del commercio internazionale, siamo finiti in un processo di globalizzazione, abbiamo importato molto, però abbiamo perso molto della nostra identità e quindi educhiamo le nuove generazioni, qua parlo più che da politico, da insegnante, modelli e stili di vita che sono completamente diversi, quindi siamo un grande puzzle poco identitario. Quindi io penso che è vero che ci vuole una risposta dalla politica, però dico anche questo da assessore comunale, i piccoli commercianti sono sicuramente rimasti degli eroi in trincea e per un principio di sussidiarietà si rivolgono all'ente più vicino, il comune, ma la legislazione ad oggi è in capo a un altro ente che è la regione, lo stesso ente che ha permesso, l'abbiamo sottolineato un po' tutto in questi 10-15 anni precedenti, di una densificazione di questo territorio pieno di centri commerciali e combattere è una battaglia persa, impari, possiamo parlare di mobilità, di sostenibilità, però naturalmente va rivisto e va tutelato soprattutto un principio che è quello di legalità. Provate a spiegare questo, perché un acquirente dovrebbe andare in centro a spendere di più quando un grande marchio offre un prodotto a meno? Perché la regione darà anche permessi, ma in realtà poi quell'indotto ce l'ha nei centri commerciali. Mi sta dando ragione, cioè quindi voglio dire che ci sta un principio di legalità da difendere. Non facciamo passare questo messaggio che i prezzi siano più alti o più cari. Non è affatto spiegatelo questo, perché che differenza c'è? Una comodità di acquisto, perché te vai là in pochissimo tempo col parcheggio, con le cose, trovi di tutto e quindi giri. Ci sono altre, magari ci sono anche, diciamo, ci sono anche degli scontisti, lo mettiamo in dubbio, ma non è detto che tu nel centro città non trovi i prezzi più alti. La nuova collezione è bene o male è uguale ovunque. È ovvio che se qualcuno ha permesso che a 200 metri da un negozio c'è l'outlet che vende lo stesso marchio magari con prodotti dell'anno prima scontato, là si parla di educazione al consumo che è diverso, perché prima c'era anche una certa qualità nel vestire, nel mangiare, cioè adesso ci siamo abituati a tanto, a tutto, mediamente basso, cioè perché queste verità ci dobbiamo dire. Siamo abituati a vestirci non più di marca, a mangiare non più di qualità, perché siamo assoggettati alle grandi catene, quindi magari prima avevi il pane che era buono, la pasta che era buona, la carne che compravi in una filiera corta. Oggi, pur di avere dentro i frigoriferi le Coca-Cola, i succhi di frutta, le merendine, c'è un'inversione totale al consumo. E quindi non è un fatto di prezzi, è un fatto di qualità e quantità, cioè bisogna scegliere, si dà ancora importanza alla qualità e allo stile di vita o si dà importanza alla quantità? C'è stata un'inversione totale di valori, quindi, ma noi la soffriamo totalmente perché abbiamo avuto un'educazione che è totalmente diversa, dei modelli di riferimento totalmente diversi e adesso siamo assoggettati a educazione che a un'educazione e a una tipologia di consumo che non è più la nostra. A Teramo voi avete una situazione che in qualche modo assomiglia anche a Chieti. Voi avete un grande centro commerciale che non è vicino come può essere quello di Chieti Scalo, però avete un corso con dei negozi molto grandi, molto belli, queste iniziative che hanno una risposta e avete un centro commerciale. Voi sentite questa pressione? Qual è la cosa che pensa chi va al centro commerciale che in qualche modo voi volete chiarire? Allora, innanzitutto rispondo alla domanda che facevi prima, perché va fatta una puntualizzazione. Non è vero, come diceva il consigliere di Confcommercio, non è vero che al centro commerciale trovo lo stesso prodotto al prezzo più basso e in centro lo trovo più a prezzo più alto, perché anzi io ti dico infatti io confermavo sì, questo sì, assolutamente. Sì, no, riprendeva io rispondevo a lei, ero d'accordo, diceva anche per noi vale cioè, nel senso dipende da che tipo di cosa uno va a comprare, perché sul fast fashion sicuramente sono più veloci loro, sono più bravi loro, lo fanno meglio loro, ecco, ma sui prodotti di medio o alta, diciamo, fattura. Non si può praticare uno sconto diverso da quello che fa? No, al di fuori dello sconto diverso, parlo al centro commerciale di Teramo, che più o meno è la stessa distanza che ha Megalò dal centro di Chieti, più o meno, credo. Leggermente di più.
Gran Sasso da Teramo, noi ce l'abbiamo proprio dentro casa, a Chietiscalo ce l'abbiamo dentro casa. Ci sono i commercianti a Chietiscalo e hanno a Chietiscalo. A Chietiscalo, no, io parlo da Chieti sopra. Io parlo da Chieti Alto. 10 minuti di autobus. Quelli sono 5, noi siamo a 5 minuti di macchina, 10 minuti, diciamo. È un concetto, minuti. Un'idea che si fa il consumatore sbagliata? Non è un'idea sbagliata, dipende che cosa vuoi comprare, perché se vuoi comprare del media alta fattura di prodotto al centro commerciale di Teramo sicuramente non c'è nulla che puoi comprare. Perché sono niente. Marchi comunque di medio basso come prezzo. Puoi comprare delle bellissime marche, indubbiamente, ma io parlo, ho alcune aziende, nella nostra attività ci sono alcune aziende come dire, parallele al centro commerciale di Teramo, ma sono rappresentano un 10% rispetto a tutto il resto che ho, che al centro commerciale di Teramo non è assolutamente presente. Tante altre attività che ci sono a Teramo hanno prodotti però che il centro commerciale non ha. A questo punto mi aiutate voi, perché lui è di Teramo, magari non lo conosce uguale. Se tutti quanti corrono dietro allo sconto, no? Perché abbiamo detto, questa è una politica abituare a cercare lo sconto. Noi abbiamo un outlet qui, sempre sul, insomma, Pescara, il confine tra Pescara e Teramo. Voi pensate che l'outlet sia pieno di persone dalla mattina alla sera? Perché lì comunque si praticano sconti molto alti. Cioè c'è qualcosa... Posso dare la risposta, perché lo sono andata a verificare di persona domenica scorsa, a Città Sant'Angelo Village. E là poi ti rispondo sul grande marchio e come hai ragione quando dici che è anche proprio la ditta in sé che tratta diversamente il negoziante che acquista e il negozio che gestisce. Allora, l'outlet ha il 30% tutto l'anno, ha applicato sconti del 30% tra l'altro su tutta l'attività, perché io là sono andata da utente, quindi chiedevo. Invece il Black Friday dice che tu devi selezionare un tot per cento di merce. Allora, se io compro il marchio al 60%, l'outlet non ha tutti i marchi, però faccio un esempio che io ho costato di persona a Timberland. È ovvio che il proprietario di Timberland all'inizio di Corso Umberto soffre, perché il 60% di sconto non lo potrà mai fare. E allora ecco perché va riformata da su la legge che regola. Non è tutelato il principio di legalità, si sta permettendo una concorrenza sleale. Perché chi compra ormai non compra più il prodotto, compra il nome. E quindi se noi diamo la possibilità all'outlet di sommare due tipologie di sconti, abbiamo noi permesso, noi politici... Perché dice due trattamenti diversi? Perché l'outlet già vende scontato, quindi ha un 30% fisso tutto l'anno. Poi non ma compra una cifra diversa rispetto al... Sì, ma la mia domanda è com'è possibile che sulla tipologia di prodotto base... c'è una tipologia di acquisto diverso, vuol dire che il proprietario del negozio, cioè la marca, gestisce diversamente, tratta diversamente il negozio che gestisce da dove vende. Però c'è da fare, o se no provocatoriamente questa è la domanda, è un prodotto diverso, quindi una pubblicità ingannevole. Ma siamo di fronte o a una pubblicità ingannevole o a una concorrenza sleale, o a tutti e due. Tanto per capire, perché altrimenti diamo un'indicazione completamente sfalsata. Innanzitutto il prodotto che si acquista in centro, nei negozi del centro, è un prodotto A, diverso da quello che è dentro i centri commerciali, B, con un rapporto rispetto all'utenza, perché? È diverso perché è un prodotto innanzitutto di marca o comunque di pronto moda che non è presente dentro i centri commerciali, perché nei centri commerciali per il 95% c'è un prodotto di massa fatto da marchi che sono in franchising, che hanno un prodotto uguale in tutta Europa, in tutta Italia. Primo punto. Secondo punto, nel caso ci fosse lo stesso prodotto venduto su queste due piattaforme diverse, quindi il centro commerciale e il centro urbano, il rapporto che ha il proprietario del commercio, quindi il commerciante di città, di via, è un rapporto diretto con l'utenza che si può permettere di trattare e di fidelizzare come meglio crede. All'interno dei centri commerciali sono delle regole ben rigide. Dopodiché c'è l'outlet. L'outlet è riconosciuto per norma regionale come un prodotto, come una struttura che vende prodotti degli anni precedenti. Quindi non sta vendendo il prodotto di quest'anno, ma sta vendendo il prodotto degli anni precedenti. È così. Beh, sì, dovrebbe
dovrebbe essere così, poi ci sono gli organi competenti che devono controllare, è così, però guarda, ci sono linee e grandi nomi che fanno esclusivamente prodotto per outlet, che se lo andiamo a toccare è completamente diverso dal prodotto che vende il commerciante. L'utente non è fesso, perché quando va a vedere che un prodotto è fatto di pannolencio invece che di un ottimo cotone, è naturale che difende. Dopodiché c'è da fare anche un'altra considerazione: non è che dobbiamo puntare il dito solo sul commercio che non cambia, e qui il cambiamento del commercio l'hanno causato le regioni e i comuni a seguire, perché l'insediamento di centri commerciali con così tanta alta densità all'interno del territorio, e qui c'è l'assessore di Chieti, ma un megalò presente così grande sul territorio metropolitano ha comunque danneggiato tutto il tessuto del commercio urbano. Quanti sono i negozi dentro al centro commerciale? Ma ne saranno 200 forse, ma i negozi che stanno più all'interno... Più che i negozi, il dato allarmante è un altro, 38 milioni di presenze l'anno. 38 sì, ma il problema è che se noi continuiamo, abbiamo continuato ad autorizzare l'insediamento della grande distribuzione all'interno dell'area metropolitana, abbiamo abituato la gente a prendere la macchina, che non è comodo arrivare a Natale a un centro commerciale con 35 minuti di coda, di fila, perché quelli sono costi aggiuntivi. Sicuramente è più comodo arrivare in centro, sicuramente bisogna fare un ragionamento migliore sulla mobilità e sul piano parcheggi, ma comunque io che vivo a Montesilvano e che voglio andare in centro anche quando è Natale, con 20 minuti sono arrivato in centro parcheggiato, quindi posso fruire della città in maniera completamente differente. Parlando di chi lo spiega ai clienti, io volevo parlare proprio con Manuela Aceto, perché noi abbiamo detto Mazzitti è il negozio dove si trova, il negozio è fatto di diciamo un target medio alto come prodotto, quindi parliamo di un prodotto artigianale che ha un artigianale non, però diciamo di alto livello, che ha un certo costo medio alto profilo. Allora ripartiamo da quello che diceva l'assessore Di Biase: c'è un trattamento diverso tra il grande centro e chi vende al piccolo esercente. Prima noi parlavamo proprio di questi grandi marchi che tu hai dentro il negozio, che comunque sono trattative che devi rifare anno dopo anno e vedere come ti tratta, giusto? E ci sono alcuni marchi che un anno non si prendono e altri sì, tendenzialmente sì, poi chiaramente con il marchio tendi a sviluppare un rapporto con l'azienda, con il fabbricante, si sviluppa poi un rapporto di lavoro e di fiducia reciproca. Ma sono cambiate le richieste dei grandi marchi, la relazione con il dettagliante? Allora, i grandi marchi adesso stanno rivedendo tante cose, perlomeno per quel che riguarda il mio settore. Oggi quello che posso dire è che sicuramente alcuni di questi marchi hanno spostato la vendita all'estero, quindi non parliamo nemmeno dei centri commerciali, parliamo proprio di fuori Italia. Alcuni di questi hanno alzato l'asticella per averli all'interno del negozio, con dei budget che sono spropositati per alcune volte per le città che li ospitano, come può essere Teramo, potrebbe essere Pescara, potrebbe essere Chieti. Vuol dire che per poter avere quel marchio il budget che hai per Teramo, il budget che hai per Roma è lo stesso. E devi comprare minimo quella cifra per poter avere quel marchio nel tuo negozio. Tecnicamente sì, poi ripeto, in base al rapporto di fiducia che tu hai con quel tipo, con quell'azienda, in base agli anni che hai avuto. Sta tutto nelle presenze, nei numeri. Quanta gente mi entra nel negozio, ma anche la stessa, per esempio Pescara, c'è un problema di affitti molto elevati, in base alle persone che passano in quella, diciamo, che hanno la possibilità di poter entrare nel tuo negozio. Ecco perché occorre una sinergia, perché noi abbiamo ancora, per poco, la fortuna che le città attirano ancora. Adesso attirano un po' troppo giovani, diciamo, chi ha un budget di spesa da bar e non chi ha un budget di spesa del negozio, perché si va sempre di fretta. Quindi ecco perché ritorno a ripetere, ringrazio anche la presenza del Presidente della Camera di Commercio, che forse è la voce politica più forte in questo momento qui. Io volevo chiedere proprio al Presidente Becciato, che lui ci deve dare una cosa importante, ha fatto un esempio con Seul e dice sono aperti 24 ore al giorno i negozi, ma secondo lei se in Abruzzo i negozianti fossero aperti 24 ore cambierebbe qualcosa? Se gli asini volassero avremmo pullman di turisti. Allora,
se vogliamo fare un discorso con una logica, è stata fatta una politica sbagliata in questi anni. C'è un fenomeno che si chiama globalizzazione. I giapponesi, per capirci, i centri commerciali non l'hanno fatti. Lei se va in centro di una città come Tokyo, come Osaka, come il centro commerciale lo trova a Piazza Salotto. Allora, noi abbiamo messo in piedi un'economia che ha distrutto un'altra economia e che ha creato una occupazione povera. Credo che su questi siamo tutti d'accordo. Allora, io da qui partirei, allora, l'occupazione povera. Se posso, qui non è una guerra tra pubblici esercizi e centri commerciali, perché il risultato di questa politica in questi anni, sa cosa ha prodotto? Che i centri commerciali sono in profondissima crisi e che i pubblici esercizi stanno chiudendo uno dopo l'altro. Allora, nella mia azienda, se io ho dei dipendenti che non fanno niente, ho delle spese generali eccessive, che faccio? Taglio, o quantomeno intervengo per cercare di correggere l'andamento della mia azienda. Qui c'è un commercio che, in virtù di una politica, siamo tutti d'accordo, sbagliata, di destra e di sinistra, abbiamo creato un disastro. Oggi come ne veniamo fuori? Tenendo presente che oggi c'è un fenomeno dove i ragazzi diceva Dintino, mio figlio, suo figlio, suo figlio, non vanno più come me quando avevo 18 anni a vedermi, a farmi tutti i negozi, a cercare la scarpa. Vanno su internet, aprono e lì trovano tutto. Amazon. Ci siamo? Questa è la situazione oggi. Come interveniamo? Oggi si sta cercando con i famosi eventi, diceva prima Gianni Taucci, noi proviamo Lucida Artista per cercare di aumentare quei flussi che le diceva Dintino, perché il negozio come vende? Se uno passa, qualcuno su 10 uno entra. Allora si sta cercando con una politica degli eventi, noi quest'anno proveremo Lucida Artista, facciamo questo tentativo per vedere di attirare flussi di compratori che nel momento in cui vengono nella nostra città a vedere un evento o qualcosa del genere, che creano un indotto al settore del commercio. Però è chiaro che questo non può bastare. Che cosa occorre oggi per ridare al commercio una speranza, perché solo di speranze possiamo parlare in questo momento. Allora, per avere una speranza occorre una profonda riforma del settore, ma non può essere la politica il dirigente della regione, con una partecipazione diretta degli operatori. Ma attenzione, poi alla fine qualcuno deve decidere, perché questi discorsi che stiamo facendo, credo che questa sia la 6.000-7.000 trasmissioni, cioè qui bisogna arrivare a un punto finale dove sicuramente qualcuno non sarà contento, qualcuno sarà soddisfatto, qualcuno sarà moderatamente soddisfatto, ma una sintesi di questa situazione va assolutamente fatta. Tenendo presente che in questo periodo, negli ultimi 5 anni, da noi stanno arrivando milioni di persone che arrivano con una cultura diversa, con un'alimentazione diversa, con un gusto dell'abbigliamento completamente diverso. Quindi occorre uno studio serio, profondo, vero, reale, ma che non guarda l'interesse di Dintino o dell'amico di Teramo o di Daniele Becci, ma guarda, cercando di fare rispetto al passato, perdonatemi, meno danni possibili, perché i danni fatti da questi insediamenti impattanti sul territorio, che hanno creato un'occupazione da 800 euro al mese, 900, li pagheremo ancora per 30-40 anni. Quindi odiamo un'inversione di tendenza netta, ma non è più, mi perdoni, come sembra, una guerra tra i centri commerciali pubblici. Ormai nel calderone ci siamo tutti quanti. C'è lo sviluppo. Quindi bisogna guardare al futuro avendo le idee chiare. Che interesse aveva la politica a far insediare tutti questi centri commerciali che hanno danneggiato tutto? No, però lo deve dire lei. È come il suo vestito rosso, la sua domanda è bellissima, guardi. Cioè, che interesse abbia la politica? La politica, io mi auguro che tutto quello che sia stato fatto sia stato fatto perché qualcuno ci credeva, creando occupazione e via dicendo. Però alla fine è il risultato quello che conta.
Perché lei sa perfettamente che uno degli ultimi centri molto grandi che è stato aperto, per il quale è stata costruita anche un'uscita dell'autostrada e una rotatoria, è stata al centro delle polemiche. Mia cara Francesca, a Corso Umberto, diceva Dentino, io voglio la qualità, le grandi griffe a Corso Umberto. A Corso Umberto in questo momento si vendono prodotti vietnamiti, lei con una busta riempie con 10 euro, non le basta una busta. Il problema è che la qualità sia del potere d'acquisto, sia di quello che ci viene offerto, è assolutamente inferiore. Noi che siamo il Made in Italy, che vogliamo esportare il Made in Italy, perché si vende, perché ci vanno a contraffare anche la bandiera italiana per vendere, perché Made in Italy si vende. Il paradosso è che qui da noi stanno chiudendo i cinesi. I negozi cinesi stanno chiedendo, quindi lei capisce bene che la malattia ormai è profonda, è seria. Allora dobbiamo ripensare, ma lo dobbiamo ripensare non in polemica col centro commerciale, assolutamente, lo dobbiamo ripensare in funzione di un'attività che ha fatto, vede, oggi il centro commerciale rispetto al commerciante. Il commerciante è quello che compra la prima abitazione, la seconda abitazione, due macchine. Cioè il commerciante ha un potere d'acquisto che crea un'economia. L'occupazione del centro commerciale, mi perdoneranno i miei amici dei centri commerciali, uno stipendio da 800, 900, 1000 euro è sopravvivenza. È sopravvivente. Il commerciante ti dà un valore aggiunto, per cui non è che si debba pensare solo al commerciante in termini di come fa una certa politica, una certa stampa, in termini di evasore e compagnia bella, perché quel commercio ha fatto crescere questo paese. Lui parlava di edilizia. Se il commercio va forte, le case si vendono, quindi si crea, si ingenera un fattore positivo. Quindi va ripensato con la massima attenzione, ma in tempi stretti, va ripensato il settore del commercio per far ripartire, non mi perdonassero ancora una volta i centri commerciali, va ripensato sicuramente una legge a favore della piccola distribuzione, la chiamo io, dei pubblici esercizi, perché sono quelli che danno un valore aggiunto a un paese, arricchiscono un paese, paradossalmente. Allora, noi siamo in chiusura, ripartiamo da Teramo, ovviamente siamo a dicembre, inizia dicembre, è un momento importantissimo. L'appello, ovviamente, come rappresentante del consorzio di quelli che sono sì, i negozi in centro, l'appello inteso a dire quale sarà ovviamente il mese di dicembre e tutte le ragioni per cui il centro di Teramo si dovrà popolare. Beh, sicuramente una cosa fondamentale che va detta è che per l'8 dicembre il cantiere dovrebbe essere smontato, non pavimentato, ma sul corso dovrebbe essere smontato. Si vedrà la quindi già questa è una sicuramente una notizia positiva. E poi non c'è nessun appello da fare, ciascun cliente però quello penso del farà... cantiere che si toglie, secondo me è una notizia. Non è un appello, lo sto dicendo a chi sta guardando la trasmissione, lo ricordiamo. A Teramo si potrà passeggiare tranquillamente sul corso senza avere il cantiere fra le scatole. L'appello, non c'è appello da fare. Ci saranno delle iniziative per animare il centro? Allora, stiamo lavorando ad alcune, sinceramente non so se poi andranno a porto o no, perché ripeto, tutto ciò che noi stiamo facendo lo stiamo facendo autotassandoci, quindi dobbiamo vedere innanzitutto se si riesce a raggiungere delle somme per cui sia possibile organizzare le iniziative, però sicuramente i negozi a Teramo sono più che fruibili, più che disponibili, cortesissimi, non so come dire, hanno tutto quello di cui c'è bisogno. E si avvia lo shopping natalizio. Acquistate in centro. Gianni Tauzi. Storico. Fondamentale, storico. Storico, dai. Gianni Tauzi, che diciamo per Pescara? Che tipo di dicembre sarà? Ma speriamo che sia un dicembre importante, perché oramai si è consolidato questo metodo e questa riduzione economica del consumatore, ma nello stesso tempo ci aspettiamo che essendo Natale ci si avvicini più velocemente all'acquisto per il regalo. In tutta la provincia di Pescara, Pescara e Montesilvano soprattutto, si sta ragionando alla composizione dei centri commerciali naturali. L'obiettivo è facciamo rete, facciamola subito.
subito perché non c'è più tempo, ragioniamoci velocemente. Pescara, ma come tutte le altre città, nei loro centri storici, nelle vie, sono pronte ad ospitare ed ad assistere personalmente con professionalità tutta l'utenza possibile. Io, Presidente della Camera di Commercio, penso che abbiamo chiarito tutti i punti nell'ultimo intervento, no? Ma io invece l'appello lo voglio fare. Faccio. Ricordo una bellissima pubblicità di Sofia Loren che diceva "Cattateville", dicevo qualcosa. È chiaro che poi oggi ognuno deve fare i conti col suo portafoglio, per l'amore di Dio. Noi a Pescara questa task force che Dintino auspicava l'abbiamo provata a fare con questa prova d'artista. Sono partiti i lavori oggi, il montaggio oggi. Ci auguriamo di riuscire a creare un motore positivo, appunto, che la gente venga a vedere questa bella opera d'arte che stiamo mettendo in campo insieme al comune, insieme alla Fondazione Pescara Abruzzo, insieme ai commercianti che stanno di tasca loro investendo molto su questa iniziativa. Noi oggi affrontiamo la questione in questo modo, facendo rete e cercando di sviluppare un processo economico positivo a favore del settore del commercio, che ricordo a tutti noi è uno dei settori fondamentali, non di Pescara, non dell'Abruzzo, non dell'Italia, ma del nostro paese, per cui il commercio ha bisogno assolutamente di soluzioni. Carla Di Biase, per Chieti. Beh, noi per Chieti daremo il via sabato, inaugureremo la seconda edizione del Teate Winter Festival, meglio conosciuta come Chieti Suona il Jazz, e sarà un mese di grandi eventi e spettacoli. Ci saranno dei weekend di mercatini natalizi sia di prodotti tipici che del gusto, e concluderemo le feste natalizie con il famoso presepe vivente. Però, se mi permette, più che un appello, io voglio fare un ringraziamento, perché noi quest'anno, per cercare di illuminare più ampia parte della città, abbiamo messo in atto un meccanismo di compartecipazione pubblico e privato, e quindi io voglio ringraziare veramente tutti i commercianti di Chieti. Perché ve l'eravate inventata anche l'anno scorso questa cosa, sì, per le luminarie, perché sempre come altri comuni, sì, insomma, però l'abbiamo allargata a gran parte della città, sia nella parte alta che nella parte bassa. Comunque sempre autofinanziamento, come dice Teramo, dice Pescara, no, questa sia è una compartecipazione, no? La nostra, dove noi abbiamo reperito i 2/3 del finanziamento, però i commercianti hanno aderito, ma devo dire non solo economicamente, ma anche come partecipazione di lavoro e di impegno per la gestione del tutto. Quindi io mi auguro che dall'8 dicembre la città sia tutta illuminata, e l'invito invece, quello che vi faccio, è di venire a Chieti e anche di venire a ascoltare un concerto di musica jazz. Roberto Dintino, che messaggio diamo? Diamo un messaggio che innanzitutto le vendite e gli acquisti nel mese di dicembre riportano un po' su, siano superiori a quelle dell'anno scorso in tutte le città. Per Pescara mi auguro che questa iniziativa di Luci d'Artista abbia un buon risultato, un buon riscontro, e che sia l'inizio di un nuovo dialogo, perché nelle città, e soprattutto come ha detto anche il Presidente, anche Pescara può diventare attrattore di certi marchi che in realtà oramai hanno una loro presenza che non si può prescindere, ma si possono localizzare benissimo anche in città. E questo è stato forse uno degli errori più grossi che la città di Pescara ha fatto. Cioè, certi attrattori, non faccio i nomi, ci sono e si possono benissimo collocare in città. E uno dei problemi più grandi, è un'altra evidenza, è come mai a Pescara non abbiamo multisala più. Quindi c'è qualcosa che insieme si può rimuovere, non è il caso qui di dirlo, già l'abbiamo detto prima e abbiamo espresso, però che Luci di Artista sia veramente un momento in cui si dice, mettendoci tutti quanti insieme, abbiamo avuto un risultato, e allora si può proseguire su questa strada. Allora, noi prima di salutarci ringraziamo tutti gli ospiti, Emanuele Aceto per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi. Gianni Taucci. Grazie mille. Daniele Becci. Buonasera. Carla Di Biase. Buonasera. E di nuovo Roberto Dintino. Grazie. E con noi invece l'appuntamento è la prossima settimana, grazie a tutti.